Buongiorno ragazzi, siamo arrivati a venerdì 15 giugno, fine della settimana e finiamo con il botto. Dobbiamo fare un bel lavoro complicato sulla parte di conditioning preceduto da un grande classico della palestra vecchia scuola. Facciamo la panca piana. Qui c'è da riscaldare per bene la panca e soprattutto da lavorare molto bene sul setup di questo gesto che molti spesso interpretano in maniera errata. E generalmente noi come lo interpretiamo? Più vicino all'esecuzione della panca del powerlifter, senza arrivare alle complicazioni, alle estremismi della gara, ma comunque l'impostazione è quella che consente quindi un mantenimento delle curve della schiena naturali e soprattutto permette di utilizzare una grande potenza, quindi di utilizzare tutti gli arti per spingere sul bilanciere, che questa volta va spinto seguendo un tempo ben specifico. Quindi il time under tension viene così dichiarato nell'esecuzione in 2 secondi in una fase eccentrica, 2 nella parte, parte di riposo e poi quello che riusciamo nella parte invece concentrica. Su questo di nuovo ci riscaldiamo sempre prima senza attrezzi, quindi riscaldamento generale che in questo caso deve essere abbastanza articolato, soprattutto sulla parte superiore del corpo. Dopodiché andiamo a reimpostare a barra vuota la panca secondo quelli che sono appunto i parametri di base per il setup, diciamo, del powerlifter. Dopodiché io darei più o meno un quarto d'ora, 20 minuti per trovare questo set pesante con questo tempo di esecuzione. Una volta che abbiamo fatto la nostra parte di forza, passiamo poi al conditioning e qui bisogna cominciare a far salire un pochino il cuore, quindi magari facciamo degli intervalli di corso di vogatore piuttosto che di salto della corda per cominciare a far salire un pochino le pulsazioni. Dopodiché scaldiamo i movimenti, recuperiamo i movimenti, quindi nella propedeutica di hang squat clean con il manubrio e soprattutto la parte di ginnastica, gli extension push-up, che in questo caso la versione RX prevede l'uso delle parallette. A questo punto vediamo come è fatto il workout, è un 4x di due sezioni consecutive. Nella prima abbiamo appunto un 12-9-6 di hang squat clean con una coppia di manubri, poi extension push-up alle parallette per gli RX, extension push-up normali per invece intermedi e per i newbie invece abbiamo dei push-up normali, eventualmente un push-up con il deficit. Dopodiché subito dopo cominciamo con un 21-15-9 fatto di calorie all'assault bike, e qui bisogna guadagnarsela, floor press con una coppia di manubri, la stessa che abbiamo utilizzato nella prima parte del workout, e poi con gli stessi manubri facciamo invece dei deadlift. I carichi suggeriti sono per gli RX 30 kg per i maschi, 20 per le ragazze, mentre invece per gli intermedi abbiamo la classica coppia di manubri proposta per gli open, quindi 22,5 per i ragazzi, 15 per le ragazze, e per i newbie invece abbiamo un peso decisamente più leggero, quindi 15 per i maschi, 10 per le ragazze. Anche qui sono indicazioni che diamo, indicazioni di massima, che sono appunto semplicemente un orientamento per tutti, ma di nuovo ognuno deve fare quello che può e che sa fare in quel momento. Il workout è molto bello, molto vario, la parte ginnastica va scaldata molto bene, quindi tutta la parte delle spalle la riprendiamo immediatamente prima della partenza. Per quello che riguarda invece il floor press, è un gesto veramente molto bello che subito dopo la panca permette di capitalizzare la parte di forza in una ottica conditioning. Sono sicuro che vi divertirete moltissimo a fare anche questo workout, non mi rimane che a salutarvi, darvi un buon fine settimana e mi raccomando, dateci dentro sabato e domenica.